Buongiorno a tutti. Sono la bambina che non voleva cantare. Pensate se avessi voluto. Qualche anno fa ho scritto un libro che si chiama Il mio cuore umano. Il mio primo libro, il mio primo romanzo. Prima era uscito una piccola raccolta di racconti, pensieri, riflessioni che si chiama Le mie madri. Il mio cuore umano è stato il mio primo vero libro, un romanzo che parla della mia infanzia, del mondo in cui sono cresciuta e grazie a quello è quello che sono poi diventata. L'ho scritto perché io avevo lasciato il mio paese contro la mia volontà e non avevo più avuto modo, visto quello che era successo nella mia vita, di sentire quelle persone, di rincontrarle in una maniera vera come era allora, perché era successo di tutto nella mia vita intorno a me. Però andando avanti, crescendo, ho sentito sempre di più questo legame forte a queste radici, a queste persone con cui ero cresciuta e che mi avevano dato veramente tanto. E forse mentre stavo lì non me ne rendevo conto, ma crescendo ho capito un sacco di cose. Quindi ho sentito il desiderio di riappacificarmi in qualche modo con loro e di dargli qualcosa veramente, di fargli arrivare i miei sentimenti. È stato un viaggio nella memoria, un viaggio in cui ho riscoperto tante cose della mia famiglia che ho scritto appunto nel libro. Quando è uscito il libro, la regista Costanza Quatriglio si è innamorata di questo libro, di questa storia, e ne abbiamo parlato tanto insieme, al punto che lei abbiamo fatto insieme un docufilm uscito, adesso non mi ricordo gli anni, il periodo, insomma, sempre qualche anno fa per Rai 3, Il mio cuore umano, appunto, come il titolo del libro. E pensavo, insomma, è un libro che mi ha dato tante soddisfazioni, anche perché poi credo che le storie siano sempre, non invecchiano mai, le storie sono sempre, esistono sempre, continuano a vivere, perché parlano di sentimenti, di quello che siamo fatti noi esseri umani, e sono anche universali, anche se parti da te, però ci sono cose dentro che riguardano un po' tutti noi. E negli anni poi il desiderio di Costanza, la regista, era quello di approfondire questo documentario, ma di farne un film, e ci è riuscita, e devo dire che sono molto grata a lei, molto contenta. Ho visto il film, mi è piaciuto molto e ha fatto un lavoro molto importante proprio sui sentimenti, sulla sensibilità, sulla delicatezza, ma anche la forza di quello che c'è dentro, appunto, a questa bambina, a tutte queste persone che ruotavano intorno a lei. Sono molto contenta, non avrei mai immaginato che da quel libro fosse poi fatto anche un film, grazie alla regista, ripeto. E poi voglio dire che, avendo visto il film, voglio dire che tutti gli attori sono veramente bravi e mi hanno emozionato, tutti hanno dato il meglio di sé in questa storia. E ringrazio ancora tutti, la produzione, tutti quelli che hanno creduto in questo lavoro. E niente, vi saluto, mi dispiace che ci dobbiamo parlare in questo modo, ma in questo momento i rapporti sono molto complicati e difficili, i rapporti più stretti. Ma vi auguro di essere liberi al più presto, lo auguro anche a me, di liberarci da questo incubo che viviamo da più di un anno. Grazie di nuovo a tutti e buon lavoro. Ciao.